Anche Antenna 3, il gruppo Amedio Nord-Est, sbarcano a sorpresa sugli schermi dell'ottantesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Lido, nella nuova docuserie Fuori legge Veneto a mano armata, presentata con Terek Cherson nello spazio della Regione Veneto. Ma cosa c'entrano le nostre reti? Il ruolo di Antenna 3 Media Nord-Est è stato fondamentale nel riuscirci a dare quel tipo di archivio audiovisivo che è stato fondamentale per supportare la narrazione della docuserie. Racconta dell'epopea di Enrico Vandelli, difende quindi diversi imputati durante il processo 7 aprile, acquisisce grande rilevanza a livello professionale e a quel punto ha la possibilità di fare il grande scatto di carriera difendendo il boss della Mala del Brenta che tutti conosciamo, Felice Maniero. In quegli anni Padova viene inquadrata come la polveriera del Nord-Est. Il racconto con la regia di Sebastiano Facco, che neanche co-sceneggiatore, insieme a Marta Pasqualini, uscirà a livello nazionale a gennaio 2024. E nasce comunque da un incontro che ho avuto con Michele Vandelli, il figlio di Enrico, il quale si palesa da me portando una quantità di giornali dell'epoca, una serie di lettere scritte col padre che mi hanno stimolato il bisogno e la necessità di raccontare questa storia, prima di un uomo e poi di una regione. Voi di Antenna 3 siete fondamentali all'interno di questo progetto perché per fortuna, grazie a un contatto caro che si chiama Dino Zanin, mi è stato consigliato di contattarvi per attingere su materiale d'epoca ed archivio che non è solo unico, ma è totalmente inedito.